Sesso e l'amore, prima e dopo l'incidente. Ho avuto l'incidente quando avevo 25 anni, quindi essendo stata un po' precoce, di strada ne avevo fatta abbastanza, diciamo. Boh, prima era tutto molto più facile. Vai in discoteca, incontri uno, te lo porti a casa, lui ti porta a casa, quello che poteva essere il sesso occasionale. Non essendo io bruttissima, non è che avevo proprio tutti questi problemi per quanto riguardava quello. Da 4 anni a questa parte, quasi 5, mio Dio, sto facendo 30 anni, tutto un po' più complicato. Sesso occasionale, la gente c'è proprio, ti vede in carrozzina e concetto fisso, questa non scopa. Non so se si può dire, però che è così, insomma, che è una follia. Però dici, vabbè, magari a 30 anni il sesso occasionale può anche bastare, trovi una persona, t'accasi, le mie amiche fanno i figli, dici tu ancora stai pensando a darti a fare una scopata così, una tantum? No, però anche là è complicato. Per esempio, come se dovessi sempre dimostrare di essere normale, cioè dovessi dimostrare all'altra persona che alla fine è un rapporto come un altro, quindi con le stesse problematiche, nel senso che arrivati a un certo punto ci odiamo lo stesso. Cioè, ci possiamo dare lo stesso, sia che sto seduta, sia che sto in piedi. E poi lo devi convincere che non ti dovrà fare da badante, che è ancora più complicato. E allo stesso tempo, nel momento in cui si innamora, a un certo punto subentra questa cosa dell'estrema protezione, eccetera, eccetera, e quindi comunque ti fa da badante, cosa che poi alla fine ti fa imbestialire, perché non lo tolleri più, dici, vabbè, volevo un fidanzato, se volevo un badante lo pagavo. Insomma, la cosa è un po' complicata. Anche adesso ho trovato un nuovo compagno, non lo posso definire fidanzato, insomma, sto frequentando una persona che anche all'inizio, secondo me, ha avuto delle grosse difficoltà. In realtà gliel'ho chiesto, ho detto scusami, parliamone. Tu prima avevi avuto delle difficoltà dovute alla carrozzina? Lui mi ha detto di no, ma io non gli credo affatto. L'unica cosa che mi ha detto io pensavo che dalla vita in giù eri lombrico. Carino, molto carino e contatto. Però questo ti fa capire come la pensa la maggior parte della gente. E io quando l'ho detto, boh, l'ho detto in maniera un po' così nuda e cruda, comunque guarda che ci sento, funziona, mi funziona tutto, quindi se volessi sperimentare, parliamo, non lo so, troviamo un accordo. Senti, ho letto su queste questioni un post tuo su Facebook abbastanza diretto. Che cosa dicevi? Alla mia università si vociferava che io potessi fare solo del sesso orale in quanto paraplegica. Sicuramente posso fare del sesso orale, ma posso fare anche del sesso normale. E che per dover di cronaca facevo bene entrambe, ma quello era così, una roba per ridere, cioè, insomma, nel senso, devo sempre pensare che magari mia mamma guarderà questa cosa. Ti racconto un aneddoto, al contrario però. Stavo camminando in macchina, ero là così serena, mi ha fermato la polizia. Mi hanno chiesto patente e libretto, come nella norma, e poi mi hanno detto che io il cartellino non lo potevo esporre se non avevo il disabile a bordo. Io ho detto, guarda, che il disabile sono io, e loro mi hanno guardato e mi hanno detto, ma come? Una così bella ragazza? Per loro, cioè, sei bella, non puoi stare in carrozzina. E in quest'ottica il disabile non ha una vita sessuale, non ha una vita affettiva. L'unica persona che può stare col disabile è il badante, cioè il ragazzo in carrozzina può stare con una in piedi perché la donna ha la sindrome della croce rossina e quindi è sensibile, animo dolce, animo gentile, si accolla a sto povero tizio in carrozzina, vabbè, che poi è la stessa cosa di accollarsi un in piedi, cioè sempre la stessa mentalità handicappata, c'avete, senza offesa, però Per vabbè. l'amor del cielo. Esatto, questa è ignoranza allo stato puro. Ce ne sono varie di parti complicate. Allora, uno con una paraplegia o uno con una tetraplegia, comunque una persona con una lesione midollare, tendenzialmente ha delle perdite urinarie, ha dei problemi con l'intestino, c'è una serie di problematiche. Come vai a spiegare a uno che non ne sa niente di tutta questa roba che tu usi un catetere per fare pipì? In che contesto glielo vai a dire? Non è che mentre sei a cena o al cinema dici, ah, senti, questo è il mio catetere, comunque io faccio pipì così? No.
Oppure magari esci, capita che hai una perdita e gli lasci una macchia così di pipì nella macchina. Come glielo spieghi? Cioè, complicata la faccenda. È una cosa che ha spaventato la persona che ha subito il trauma quando ha capito come doveva fare. Figurati uno che non ne sa niente e che si sta approcciando a te perché magari sei carina, sei simpatica, però aspetta, questa sbiscia addosso, ci penserà due volte magari prima di uscire con te un'altra volta. Magari ci tiene alla sua macchina, non lo so, cioè... C'è tutta una serie di cose che non sono facili da affrontare. Boh, però penso che questo da un lato ti tuteli, perché instauri prima un certo tipo di rapporto e quando arrivi a dire determinate cose significa che quella persona ci tiene veramente, che non è una persona che alla prima difficoltà se ne andrà. Una donna stesa che cammina e una donna paraplegica con la mia lesione stesa sono uguali, cioè hanno le stesse cose allo stesso posto, possono fare le stesse cose, c'è solo un problema di gambe che insomma il partner si deve imparare a utilizzare e a mettere un po' di qua un po' di là perché si fanno un po' quello che gli pare, però fatto questo sono pure più snodabile di una normale, sicché voglio dire, cioè